È finita questa 3 giorni ricchissima di contenuti. Per l'ANCI Piemonte cosa emerge? Quali sono le sintesi di fine assemblea? Direi che è stata una buona 3 giorni, intensa di argomenti, di problemi che sono emersi e di soluzioni anche prospettate. Una 3 giorni di confronto serrato con il governo e con i membri del governo, del Parlamento, quindi con i decisori più importanti, e direi che questa occasione è stata un'occasione importante per il Piemonte, perché molti temi fondamentali per il Piemonte sono stati trattati e sono state delineate delle soluzioni come quella per i migranti, come il tema degli investimenti, che consentiranno ai comuni piemontesi di ricominciare ad essere veramente i motori della ripresa del nostro paese. C'è stata una grande tensione di valori anche in questa assemblea, li ha richiamati il Presidente della Repubblica nel suo intervento. Devo dire che il Presidente della Repubblica ha attribuito ai comuni un ruolo fondamentale all'interno della Repubblica, di questo gli siamo grati. Siamo certi che questa sua considerazione si tramuterà in leggi e in aiuti concreti alla nostra azione quotidiana, perché ne abbiamo certamente bisogno. Si riparte con quali stimoli, anche con quali obiettivi dopo quanto emerso? Ma l'obiettivo veramente è quello di ricominciare ad essere i comuni di una volta, cioè quelli che spingevano la ripresa, quelli che la determinavano, quelli che la guidavano. Gli investimenti che noi possiamo mettere in campo sono magari di entità minore rispetto a quella del governo, ma sono tantissimi e possono rappresentare un volano incredibile. E poi noi vogliamo essere messi nelle condizioni di poter rispondere ai bisogni dei nostri cittadini, vogliamo poter asfaltare le strade, vogliamo poter mettere a posto i marciapiedi, vogliamo avere i parchi messi a posto, perché lo dobbiamo a loro, lo dobbiamo ai nostri figli, lo dobbiamo a chi ci ha eletto. E quindi abbiamo bisogno che il governo liberi risorse, che più che altro ci liberi da questa burocrazia folle. Noi siamo le prime vittime, devono sapere i cittadini che noi siamo le prime vittime della burocrazia di questo paese, contro la quale combattiamo tutti i giorni. Abbiamo bisogno di queste operazioni. Mi pare che la legge di stabilità che è in discussione in Parlamento vada in questa direzione: per la prima volta non taglia ma restituisce, per la prima volta libera risorse, quindi siamo sulla strada giusta. Molti passi devono ancora essere fatti, però siccome noi siamo degli ottimisti per definizione, siamo gente che ha speranza nel cuore, pensiamo che il futuro sarà un futuro migliore di oggi.